Grazie, questo è il video haul che mi avete richiesto su Facebook, visto che fra un mesetto mi dovrò operare per l'ennesima volta, ho colto l'occasione, mi sono fatta prendere da un attacco di shopping therapy e ho fatto diversi acquisti. Sono stata da H&M, da OVS, in qualche mercatino natalizio, lo so che è prestissimo, però qua in Versilia fanno il mercatino di Natale a settembre. E niente, vi mostro subito cosa ho preso da H&M. Ho preso una cosa bellissima che avevo visto da Gnappetta, se non sbaglio, o in un video o in una foto. E l'ho dovuta prendere anche io perché veramente me ne sono innamorata a prima vista. E sono queste ballerine. Ditemi se non sono carine. Hanno questo fiocchetto beigiolino tendente a rosa cipria e questi micro glitterini. Un po' dorati, un po' argentati, un po' bronzo, che vedete non è proprio un colore definito come il color oro che magari è troppo pesante, è un bel colorino, vedete? Poi a lei stavano benissimo perché aveva il piedino abbronzato e veramente belli, belli, belli. Io sono cadaverina, quindi non mi staranno così bene, però grazie mia, un bacione per avermi fatto scoprire queste ballerine che subito nel mio giorno libero mi sono fiondata per andarla a prendere. Quindi se anche a voi piacciono, andate subito da H&M e le trovate ancora. Poi ho preso una magliettina nera che avevo già visto quest'estate, però l'avevo un po' snobbata perché ce n'erano tante. Vabbè, magari la riprendo. Poi ieri l'ho trovata, era l'ultima, e sapete, quella cosa quando è ultima ha il suo fascino, perché dite, ma magari se non la prendo ora, poi la prende qualcun altro, non la trovo più. E l'ho presa. E vedete, è semplicissima nera e ha questo pizzo nella parte superiore, molto carina. Di questo periodo mi piace questa qua e questa l'ho pagata 9,95 euro. Poi da abbinare a questa magliettina ho preso una cintura, questa qua da portare a vita alta qua sotto al seno. È praticamente fatta in ecopelle, poi ha questo fiocchetto in metallo, guardate che carino. E poi ha l'elastichino, vedete, si chiude con la clip. E anche questa 9,95. Poi, sempre da H&M, ho preso questo smaltino, l'ho pagato 2,95 euro, anche questo lo cercavo da tantissimo tempo e era l'ultimo, ed è Top Coat Effetto Matte, perché operandomi mi dovrò levare il gel dalle unghie e mi piace tantissimo la Nail Art con tutto uno smalto monocolore su tutta l'unghia laccato e poi il French, sempre del solito colore però matte, con questo Top Coat si può realizzare tranquillamente. Intanto Chips sta facendo sciopero della fame e mi sta rovesciando la ciotola. Comunque questo. E poi se vi interessa vi farò un tutorial. Comunque è molto carino. Lo cercavo da tantissimo tempo. Poi ho preso un ombrellino per la pioggia, visto che stanno iniziando i periodi brutti di pioggia. Ho preso questo qua, 7,95, di questo bel colorino tenue che non spiccherò per niente. Ed è questo rosa neon, rosa shocking. Ed è molto carino, ne avevo già presi due da Primark l'anno scorso, sempre da borsetta. Però sapete che a tenerli in borsa si schiacciano, si rompono le stecche, poi non si aprono più, oppure stanno tutti storti così. Allora ho preso questo. E ultima cosina da H&M, ho preso un levapelucchi. Questo qua l'ho pagato 1,95 euro, è praticamente fatto così. Si apre e vedete ha la rotellina che gira, ora ha la carta. Però vedete, leva tutti i pelucchi. Io d'autunno e spesso anche d'inverno utilizzo i leggings, infatti non so se si vede, li indosso anche ora, perché li trovo comodissimi e poi si abbinano facilmente a, insomma, a tantissimi indumenti che ho. Comunque questo ha anche le due ricariche. E mi danno noia i pelucchi, anche se Chips non perde i peli in inverno, però mi dà proprio noia la polverina, le particine bianche, non so, le bricioline, mi danno noia, quindi io devo essere sempre lì con levapelucchi. Ne ho uno da casa gigante, però da borsetta mi sembrava una cosa carina e l'ho preso. Poi sono stata da Yamamay e mi sono presa un paio di babuccette, queste qua. Vedete, grigie con dei maxi pois argento e questo fiocchetto dietro.
queste qua l'ho pagate 19,95 e l'ho prese per l'ospedale sempre, perché voglio essere fashion anche in ospedale. No, sinceramente le trovo molto comode così ancorate al piede, perché io con le ciabattine le metto, poi magari mi siedo sul divano, le levo, mi metto coi piedini su, poi quando scendo dal divano non mi rimetto i ciabattini, vado in giro per la casa scalza. Invece queste qui restano ancorate e mi piacciono tantissimo, poi sono morbidissime veramente. E niente, poi sono stata da OVS, sia in quello dove lavoro io che in altre OVS qua in zona, e mi sono presa diverse cosucce. Mi sono presa questi stivaletti marroncini, guardate che carini, con questo, ora questo è staccato perché c'era l'antitaccheggio, comunque vedete che carini, così marroncini con questo doppio, vedete, non so come spiegarvi, così, fatti così, senza cerniere, senza niente. Questi ho pagati 39,99 così, perché li voglio abbinare a un paio di calzettoni che avevo preso l'anno scorso da Calzedonia, che sinceramente non mi riusciva tanto bene abbinarli alle cosucce che avevo, perché ho tutte cose nere, beggioline, quelli stavano un pochino male. Sono dei calzettoni sopra il ginocchio, tipo di lana grossa, con dei fiocchettini. Ne ho prese due paia, se non sbaglio, e quindi con gli stivali marroni li sfrutterò tantissimo. E sempre da abbinare a questi stivali ho preso questa maglia semplice, marroncina, questa qua 7,99, poi ho preso questa canotta, da mettere sempre sotto a qualche maglioncino, 6,99 con il pizzetto, vedete? Semplice così, e il pizzo in fondo. E poi ho preso questo da utilizzare ora magari la sera con sotto quella canotta, questo maglioncino, non proprio maglioncino, questo qua, di questo tessuto, di retina, di cotone, non so come spiegarvi, comunque così, largo e lungo, magari da portare con sotto quella canotta che vi ho fatto vedere ora, e magari una bella cintura in vita, insomma, poi deciderò. E questo l'ho pagato 14,99. Questi li ho presi l'altro giorno. Poi ho preso questa collana che mi piace tantissimo, di plastica. Più che la collana mi piace il rumore e il colore. Ed è questo rosa cipria, abbastanza lunghetta. Vedete? Così. Ora sinceramente la vorrei accorciare. Non so se si può. Comunque sperimenterò qualcosa. Sai no. Dovrei mettere un gancio. Comunque poi ora vedo. Poi, sempre da OVS, mi sono presa il pigiamino per andare in ospedale, ogni occasione è buona per fare shopping, ed è questo qua di Charami Kitty, famosissima Charami Kitty. Ve lo faccio vedere, ecco qua, vedete, è la maglia grigia con questa gattina e questo topo che non avevo nemmeno visto, non so chi sia, se lo sapete ditemelo. Comunque, vedete? Così. E i pantaloni sono semplicissimi e rosa, con il laccetto davanti. E c'era anche bianco, rosa chiaro, se non sbaglio, però già sono bianca cadaverica. Poi sarò in ospedale, quindi sarò anche più bianca del solito, con le lenzuola bianche e il pigiama bianco, non mi pareva il caso. E ho preso questo qua che era un pochino più colorato. Questo qua l'ho pagato 24,99. Se mi riesce a farvelo vedere, sì. Beh, e mi piace tantissimo. I pigiametti, questi qua, mi piacciono tanto da bambina. Poi, sempre da OVS, ho preso questi stivaletti della Baby Angel. Hanno il lucchino dietro. E questi altri stivaletti, sempre della Baby Angel, sempre con il loghino dietro, in due diversi colori. Ora, sinceramente l'ho presi tutti e due, perché sono molto comodi e l'ho pagati 19,99. Quindi nel senso, avevo fatto la letterina per Babbo Natale Nicola e gli avevo chiesto gli UGG per Natale. Però sinceramente, 40 euro, ne ho due paia, penso di non chiedergli più a Babbo Natale di sostituire la letterina natalizia. Però devo ancora decidere, infatti sono ancora tutti e due cartellinati, vedete? Perché da OVS avete tempo un mese per cambiare la merce, ve lo dico io, vi assicuro. E quindi stavo pensando, o li tengo tutti e due o uno lo porto indietro, perché mi piacciono veramente tanto.
e quindi non so ancora. Se mai datemi un suggerimento, scrivetemelo qua sotto. Nicola mi ha dato della pazza, perché sono praticamente uguali, cambia una, due, tre tonalità di colore, comunque sono uno beigeolino, uno marrone. C'erano anche blu, se vi interessa. Però io l'ho preso, perché veramente, 19,99, secondo me sono presi benissimo. Comunque, fatemi sapere, consigliatemi, mi raccomando. Poi c'è lo scontrino per un eventuale cambio. Poi ho preso delle cosucce della Snow White, l'hanno riproposta e l'ho ripresa, così la potrò mettere in un nuovo giveaway. E sono questi adesivini qua che vi avevo già mostrato, con Biancaneve, Sette Nani, la strega, la mela, eccetera. E la lima con la strega da una parte e Biancaneve dall'altra. Ormai la conoscete a meraviglia, perché ve l'ho già parlato in due o tre video. Poi ho preso questo set da viaggio, visto che fra poco vado a Parigi qualche giorno. Ho preso questi qua, che sono due flaconcini, vedete, hanno anche la sicurezza, così magari in aereo, in treno, in pullman non vi si apre. Così, questo qua normalissimo da svitare. Questi due che sinceramente non so come li utilizzerò, perché le creme le tengo nel barattolo. Boh, non lo so, la dentiera non ce l'ho da mettercela dentro. Comunque qualcosa ci farò senz'altro, al limite ci faccio due cremine io fatte in casa e poi le metto lì. Poi c'è il contagocce, la pompetta, non lo so, questo attrezzo, questo arnese strano. E quest'altro, questo è molto carino per prendere la crema da mettere sul viso, di solito ho una spatolina per prenderla, questa qui però è più carina, quindi la utilizzerò anche quotidianamente qua a casa. E è giallo, non è molto carino, però c'era anche fucsia, io sinceramente dove l'ho preso io c'era solo giallo, poi sono andata in un altro VS, l'ho visto fucsia, mi sono arrabbiata tantissimo. Vabbè, questo l'ho pagato 4,99. Poi ho preso queste due cosine per le unghie, visto che mi rioperò, se non l'avete ancora capito ve lo dico. E ho preso questo qua che è una base, che praticamente da quello che ho capito dovrebbe far durare di più lo smalto, se non ho capito male. E questa è una penna Nail Polish Corrector Pencil, è praticamente una pennina come quella delle cuticoline, che però serve per eliminare le sbavature di smalto, quando voi vi date lo smalto a cavolo di cane passate quello, e praticamente è come passare il cotton fioc col solvente, diciamo, solamente che è più pratico e veloce questo qua. E da Essence un'altra cosa che ho preso, ce l'ho sul tavolo, la prendo subito, ecco qua. Ho preso anche i Pure Skin di Essence, i cerotti per i punti neri da applicare sul naso, su fronte e su mento. Li ho fatti ieri mattina e mi sono un po' emozionata, perché erano tantissimi anni che non li trovavo, che li facevo. E devo dire che sono rimasta anche molto soddisfatta, perché non mi ricordavo della loro efficacia e sicuramente oggi quando torno al lavoro ne ricomprerò un paio. E poi sono stata in un mercatino qua in Versigliana, Aspettando il Natale si chiama, che per l'appunto vende cosucce e notarizie, e non potevo non comprare nulla. Mi sono comprata questo Babbo Natale, guardate che carino, con questa casetta fatta praticamente a dolcetto, diciamo. Questo lecca lecca gigante, e questo l'ho pagato 14 euro, non poco, però lo dovevo avere. E poi mi sono comprata una sola decorazione per l'albero, che è questo gingerbread, che colgo l'occasione per mostrarlo a Sabrina, che è una ragazza che mi segue, carinissima, ciao cara. E questo gingerbread l'ho pagato 3,50 euro, ne ho preso uno solo, così almeno posso fare un bel calco con la pasta per calchi e riprodurlo in serie, è molto carino. E niente, questi erano i miei acquisti, fatemi sapere qua sotto se vi piacciono, se non vi piacciono, ma soprattutto ditemi la vostra per quanto riguarda queste bellissime, comodissime scarpe. E niente ragazze, vi saluto, vi lascio al vostro proseguimento di giornata e un bacione, ciao!